non posso concludere senza rivolgere un pensiero alle ragazze del pallavolo femminile. Stanno conducendo uno strepitoso mondiale. A loro va il nostro augurio e sostegno per queste ultime partite. Grazie Azzurre, siete strepitose. È il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un grande onore per tutta la nazionale. Sì, lo ringraziamo, siamo molto felici di tutto il supporto che ci sta arrivando dall'Italia. Ovviamente istituzioni come Mattarella ci fanno il doppio piacere e lo ringraziamo tanto. Sì, volevamo ringraziarlo perché ci hanno fatto tanto piacere e comunque è un sostegno, diciamo, abbastanza importante. E siamo contenti e cercheremo di fare onore alla nostra nazione. Sinceramente è una cosa che ovviamente ci fa piacere, ci inorgoglisce e devo dire che vissuto dentro la bolla del mondiale, quello che sta accadendo fuori ha qualcosa di inaspettato, perché poi dentro è tutto diverso e secondo me quello che hanno costruito come identità è un patrimonio che loro devono custodire e alimentare e quindi dobbiamo tornare in campo con la nostra identità, perché il DNA che abbiamo è un DNA che penso abbia fatto innamorare tanti italiani. L'umore e la voglia non cambiano, anche se l'Italia perde contro la Serbia l'ultima indolore sfida della terza fase del mondiale giapponese. La striscia di 10 vittorie consecutive si interrompe, ma è già passato. L'Italia è tra le prime 4 della rassegna iridata e affronterà in semifinale la Cina e non vede l'ora. Intanto però nel bel paese si parla solo delle ragazze terribili, dei loro sorrisi, del gioco creativo che certamente presto si rivedrà quando la nazionale tornerà a giocare. Rimane comunque la bella Italia che sta facendo sognare e lo stop ci sta, meglio adesso che dopo, nelle gare che conteranno. Questo pensano le azzurre. Non è un alibi, ma comunque insomma inizia a farsi sentire anche la parte fisica oltre quella mentale, però vabbè, siamo in semifinale, le energie sicuramente per venerdì ci saranno. Io sono emozionata, comunque sono contenta di far parte di questo gruppo e cerco sempre di dare il mio contributo anche se non gioco sempre, e quando Davide mi chiama in causa io cerco sempre di portare positività, la mia energia, la mia grinta. Ma soprattutto lo crede il CT Davide Mazzanti, pronto a nuove battaglie a Yokohama, consapevole della forza della sua Italia. Io penso che se siamo arrivati fino a qui è perché le ragazze hanno sognato qualcosa di importante e non credo che abbiano sognato, poi ho chiedetelo a loro, non lo so, di arrivare quarti, ecco.